Facciamo una breve descrizione storica dell'aula. È stata costruita nel 1871 ed era un po' diversa da come la vedete oggi. Innanzitutto era tutta azzurra. Vedete in alto c'è un telo dipinto e è dipinto un drappo azzurro. Tutta l'aula era di quel colore, l'azzurro Savoia. Considerate che i figli maschi di casa Savoia erano automaticamente senatori e avevano questa zona qui di loro pertinenza, cioè erano delimitati questi posti. E i senatori dell'epoca erano tutti senatori a vita, perché erano nominati dal re. E quindi era una camera, i lavori parlamentari dell'epoca erano blandi rispetto a quelli attuali. Con la Repubblica è cambiato non solo il colore, ma tante altre cose. E una cosa però è rimasta, l'età. L'età di accesso alla carica è la stessa sia nel Senato del Regno che nel Senato della Repubblica, sono 40 anni il limite per poter essere adesso eletto, una volta nominato senatore. L'attuale Senato è composto da 320 senatori, è un numero composto in realtà da diverse provenienze. Se lì abbiamo per esempio un senatore particolare, Rubbia. Carlo Rubbia, vedete voi avete di fronte, se aprite le ribaltine avete il nome del senatore. Qui abbiamo Carlo Rubbia che è un senatore a vita, nominato dal Presidente della Repubblica per alti meriti, lui è premio Nobel per la fisica e quindi per alti meriti è stato nominato senatore a vita. Da quest'altra parte invece, se può aprire la sua ribaltina, ha visto c'è un nome particolare. Abbiamo Giorgio Napolitano, che è senatore a vita di diritto. Gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita. Allora, in totale ne abbiamo 6 senatori a vita, che con i 315 dovrebbe fare 321. Ma io vi ho detto 320. Perché? Perché c'è un problema nella legge elettorale per cui manca un senatore dalla Sicilia. È impossibile, almeno fino adesso, nominare l'ultimo senatore siciliano, quindi sono 314 più 6. Per questo vi dicevo che il numero dei senatori è un numero composto. Mentre i deputati sono 630, non esistono deputati a vita. Ecco, Camera e Senato fanno le stesse cose. E qui è... No, qui le facciamo meglio. Sulla carta fanno le stesse cose, cioè il potere legislativo. Noi abbiamo il bicameralismo perfetto, le due camere sono equivalenti, hanno gli stessi poteri. Hanno delle differenze, abbiamo visto, 630 deputati, i senatori sono 320, poi l'età di accesso è diversa, 25-40, e anche l'elettorato attivo è diverso, 18 anni e 25 anni. Però fanno le stesse cose, in maniera diversa, più efficienza qui al Senato. E non solo il potere legislativo, i poteri del Parlamento, ce ne sono altri, altrettanto importanti. Per esempio, in seduta comune alla Camera dei Deputati, il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica e questo è un potere. In seduta comune alla Camera vengono nominati 5 giudici della Corte Costituzionale. Vedete, in Italia ci sono i pesi e i contrappesi costituzionali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è nessun potere che prevale sull'altro. Non c'è il Parlamento che prevale sul governo o il governo che prevale su qualche altro potere, sono tutti livellati perché c'è un controllo reciproco. Tant'è vero che la Corte Costituzionale controlla che le leggi siano fatte nel rispetto della Costituzione, quindi è un controllo della Corte Costituzionale sulle leggi del Parlamento, ma a sua volta il Parlamento nomina 5 giudici. Un altro potere di controllo molto importante è quello del Parlamento sul governo. Il governo non può governare se non ha la fiducia del Parlamento. Se abbiamo tempo poi vi faccio vedere come funziona il voto di fiducia. Nel frattempo vi faccio vedere come normalmente si approva una legge. Una legge deve avere un argomento coerente e omogeneo e deve essere deferita a una commissione. Le commissioni sono 14 e ognuna si occupa di un argomento specifico, giustizia, esteri, difesa, ambiente, eccetera, eccetera. In ogni commissione ci sono circa 25 senatori e si occupano solo di quell'argomento e lì
il grosso del lavoro parlamentare è nelle commissioni. Lì ci sono le audizioni, quindi si ascoltano, non so se si tratta di ambiente, si ascolteranno gli esperti di ambiente, le associazioni e coloro che hanno a che fare in maniera, diciamo, concreta con l'ambiente. C'è il governo sempre in audizione e lì si presentano quelli che si chiamano emendamenti. Gli emendamenti possono essere, diciamo, costruttivi o anche degli emendamenti per fare ostruzionismo, Poi lì in commissione si stabilisce se questi emendamenti sono pertinenti. Insomma, finito il lavoro in commissione si viene in aula. L'aula è l'ultima parte del percorso per la formazione della legge. E noi vediamo soprattutto l'aula in televisione, ma sappiate che è l'ultima parte. Come si fa? Qui si siede il relatore della commissione. Voi potete leggere banchi delle commissioni, banco delle commissioni, quindi qui si siedono i senatori che portano avanti il discorso delle commissioni. Allora il relatore relaziona l'aula e spiega che cosa è successo in commissione, anche perché gli altri senatori, facendo parte di altre commissioni, non è che sanno proprio tutto esattamente che cosa è successo, e quindi c'è la relazione del relatore. Qui siede il governo. Vedete, sono due file di poltrone divise in maniera organica ben precisa. Lì siede al centro il Presidente del Consiglio, ai suoi lati i ministri, la dizione completa è Ministro Segretario di Stato, davanti si siedono i sottosegretari, quindi il sottosegretario è una espressione diretta, ma in maniera, diciamo, sta sotto come importanza al ministro. Il governo risponde a sua volta con una relazione, dice la sua sul provvedimento. A un certo punto si passa alla fase più attiva, cioè il voto sugli emendamenti. Prima di dare il voto, di esprimere il voto, il relatore deve dire il parere se favorevole o contrario sugli emendamenti, e ovviamente anche il governo deve esprimere il suo parere, deve dire se è favorevole o contrario sugli emendamenti. Una volta che tutti sanno come sono le posizioni, si passa al voto. Infilate la mano destra nella macchinetta. Cosa avete trovato? Quanti? Togliete la mano. Tre tasti, perché si può votare in tre modi. Sì, luce verde. No, luce rossa. Astenuto, luce bianca. Se vedete sopra gli orologi ci sono i pannelli che si accendono dei colori corrispondenti. Vedete le macchinette anche ai banchi del governo, perché il governo può votare, se sono senatori hanno il diritto di votare, se sono deputati al contrario non possono votare. Alla Camera al contrario, i deputati possono votare, i senatori ovviamente no. Ok, si vota, è il presidente che apre la votazione ed è il presidente che la chiude, ed è a sua volta ancora il presidente che esprime il responso finale, cioè il Senato approva oppure il Senato non approva. Appare il risultato tra le due targhe commemorative, i due momenti più importanti della storia del Senato, c'è quel pannello spento e ci sono i risultati, cioè numero di senatori presenti, numero di senatori votanti, i favorevoli, i contrari, gli astenuti. Anche sul vostro display ci sono tutti i dati della votazione. Si passa alla votazione successiva e si vota sempre con questo sistema. Il voto di fiducia, voi avete visto in televisione qualche voto di fiducia, si fa in una maniera completamente diversa, cioè non ci sono i senatori che stanno al proprio posto e votano con il tesserino, ma i senatori votano uno per volta passando qui sotto. Allora, vedete, c'è un passaggio, è meno di un metro, e i senatori devono passare uno per volta qui sotto ed esprimere ad alta voce il proprio voto, quindi sì, no, astenuto, oppure c'è un'altra possibilità, presente ma non partecipo al voto. Come si fa a stabilire chi va prima e chi va dopo? Si fa un'estrazione. Il Presidente del Senato mette la mano in un sacco, ve lo faccio vedere visto che siete qui, ecco. Vedete, un sacco di velluto. Non ci sono numeri, ma ci sono nomi. Vediamo se estraiamo a caso un nome
Non estraggo io ovviamente, ma estrae il presidente, infila la mano. Aspetta che vengo io. Il presidente del Senato. Faccio le funzioni, eh. Vediamo, tira fuori. Sciascia. Il senatore Sciascia. Il senatore Sciascia, e quindi si comincia dalla lettera S del senatore Sciascia. E chi gestisce la chiama? Si chiama chiama. C'è qui il senatore segretario che apre questo libretto qui, dentro c'è l'elenco dei senatori, questo elenco si chiama chiametta e partendo da Sciascia chiama al microfono il senatore. Il senatore si deve presentare lì davanti e torniamo giù. Si presenta qui, Sciascia, arriviamo alla D, chiamiamo il senatore De Poli. Il senatore De Poli si presenta qui e c'è un collega che lo blocca. Il senatore deve esprimere il suo voto ad alta voce, quindi dirà sì, no o astenuto a questo governo. Immagino che se no. Passa. Passa, no. E passa, quindi ha espresso ad alta voce. Abbiamo ascoltato. Se non avete sentito, io che sono qui, ripeto ad alta voce alla presidenza, De Poli no. Il senatore segretario lo dice al microfono, così tutta l'aula ascolta e anche a casa, se c'è la diretta, si ascolta. Si fa una prima chiama e, conclusa la prima chiama, se ne fa una seconda in cui si chiamano gli assenti, che magari c'è qualche senatore che è effettivamente assente, oppure qualche senatore ancora non ha il gruppo non ha stabilito dove porsi. Comunque sia, si chiude la chiama e si fa il conteggio e il presidente dà il risultato. Ora, nella prima fiducia, quando il governo si insedia, il governo deve prendere la maggioranza assoluta dei componenti, ovviamente la metà più uno. Essendo 320 senatori, la prima fiducia è a 161. Ecco perché, vi ricordate, nelle prime settimane questo 161 non usciva fuori. Ora, dovete sapere che in alcune fiducie, in alcuni momenti, in aula ci sono anche delle tensioni ed è uno dei compiti specifici del senatore questore controllare e ristabilire l'ordine in aula. Quindi quando vedete dei movimenti in aula, magari ecco, i giornalisti tendono a far vedere un po' di, appunto, a esaltare questi movimenti, sappiate che il coordinamento per rimettere tutto a riportare l'ordine è del questore, il questore anziano, che noi siamo ai suoi diretti ordini. Non solo. No, l'abbiamo visto dopo la qualche volta. Sì, anche lui direttamente, sì, devo dire che. Fisicamente. È per quello che si allena, corre. Giusto? Il collegio dei questori ha il compito di gestire anche dal punto di vista più ampio, non solo il Senato in quanto istituzione, ma anche come amministrazione e struttura. Per esempio, sono i questori che stabiliscono quando si aprono i palazzi e quando si chiudono. Dovete sapere che, essendoci qui un sistema di sicurezza specifico, queste sono decisioni di una certa rilevanza e importanza del Collegio dei Questori, il questore che stabilisce come e quando si apre un palazzo o quando si chiude. Naturalmente anche per quanto riguarda questioni che riguardano il bilancio del Senato, quindi è un affare tanto che trascurabile, è il Collegio dei Questori che ha una gestione diretta e una responsabilità diretta per quanto riguarda le spese del Senato in quanto amministrazione. Quindi vedete quante responsabilità si porta dietro. Questo poi naturalmente chiederei a lui di integrare questa. No, spieghiamo questione. Michela e dopo così. Oh, Michela. Michela. Qualcuno si chiama Michela? Però deve essere un maschio. Eh sì, perché Antonio Michela Zucco ha inventato questa macchina alla fine del 1800 e questo è un punto di vantaggio irraggiungibile per il Senato rispetto alla Camera. Voi pensate che appena la scorsa legislatura, che per me era la prima legislatura da questore, è arrivato qua
questa cosa ci fanno qua, la tastierina ancora con questi qui, no? Leviamo tutto, mettiamo tutto elettronico, informatico, eccetera, eccetera. E invece, sono sentite la spiegazione anche tecnica, e invece col contesto del seno del poi sono dovuto ricredermi, perché questo meccanismo è il più veloce, il più sicuro, e quello che dà chiaramente anche la certezza di quello che viene in aula, non solo di quello che sta parlando in quel momento, ma anche perché loro guardano anche tutto l'insieme. Uno sta parlando e gli dice bravo, brutto, cattivo. C'è un contesto dove riprendono chiaramente tutto l'insieme dell'aula. Non c'è nessuna traduzione ad oggi di natura informatica o di qualsiasi genere che abbia la certezza della traduzione e nei contesti così veloci e in un contesto così ampio. Tra l'altro il Senato è il primo al mondo su questo tipo di velocità, quindi anche voglio dire, personale che è specializzato, eccetera. Personale laureato che fa una preselezione prima, fa un anno di corso e dopo l'anno di corso fa un'altra selezione. Chi vince la seconda selezione dopo tutto il percorso è stato assunto, parliamo di ormai qualche decennio fa, e per entrare in questo ruolo. Quindi, uno, due, tre step per entrare. Non si conosce dal di fuori, devo dire, non lo conoscevo nemmeno io. Quando abbiamo capito, visto e a tutt'oggi non c'è nessun meccanismo tale da rendere tutto questo, chiaramente continuiamo a lavorare con la nostra macchina Michela. Prego. Qualche dato tecnico su come funziona? Non ne ho la più pallida idea, ovviamente. Sono gli stenografi che ci dicono il contorno. Cioè, ci sono 20 tasti, e questa non è una macchina da scrivere, è una macchina fonetica, quindi loro associati ai tasti ci sono i simboli stenografici, e noi la tastiera del computer la dobbiamo utilizzare comunque un tasto alla volta, non possiamo premere due tasti in contemporanea. Loro invece sì, premendo dei tasti in contemporanea in pratica scrivono una parola intera. Allora è stato calcolato che con questa macchina si ha una velocità di circa 2,5 volte superiore al campione del mondo di dattilografia o campionessa del mondo. Questa velocità è fondamentale per seguire il discorso del senatore. Cioè noi non possiamo dire al senatore De Poli, guardi senatore, vada al piano, altrimenti non riusciamo a stare dietro. Le limitazioni tecniche non possono impedire l'espressione del senatore, assolutamente. Poi qui c'è l'assenza del concetto di errore. Come parla il senatore, così deve essere messo per iscritto. È impossibile fare errori. Perché? Perché si cambierebbe il significato delle parole del parlamentare. Il resoconto stenografico non ha un reale valore legale, però in caso di dubbi viene utilizzato come testo di riferimento, quindi ha quasi un valore legale, e se ha un quasi valore legale deve essere pari a ciò che ha detto il senatore. Per questo i turni alla macchina sono di 5 minuti, sono dei turni, se riuscite a vedere insomma le immagini, sono concentrati, sembrano degli automi, concentrati esclusivamente sul parlato. Sono tre macchine perché comincia uno, ovviamente, al quinto minuto già è seduto il secondo stenografo, a un loro cenno, a un campanello che suona, si danno il cambio, e c'è sempre una terza macchina di riserva nel caso ci fosse un problema. Poi qui c'è il coordinatore che fa una cosa fondamentale, intanto fa il collage, perché magari un senatore parla 12 minuti e è diviso tra tre stenografi, quindi c'è questo collage, e poi c'è una cosa fondamentale. Ci sono le note a margine. Se il senatore De Poli parla, no? E noi leggiamo applausi, oppure vediamo in televisione applausi, qui c'è ancora una maggiore profondità di descrizione. Applausi di tutta l'aula. È diverso se il senatore ha gli applausi di tutta l'aula o applausi del suo gruppo parlamentare. Da un punto di vista politico cambia completamente, e queste cose ci sono e descrivono in maniera, è come se tu foste qui leggendo un testo, ma è scritto in una maniera tale come se lui fosse realmente qui. E quindi il questore, diciamo, è stata presentata questa parte, riconosciuto effettivamente il
vista così sembra una cosa storica che non ha senso, no? Il vantaggio rispetto alla Camera è che con questa macchina collegata con un computer in tempo reale c'è la traduzione tra linguaggio macchina, linguaggio stenografico in italiano. Alla Camera loro fanno a mano, fanno una stenografia di altissimo livello, anche lì non c'è il concetto di errore, ma è la velocità con cui i resoconti poi sono pronti, perché dopo circa un'ora che un senatore ha parlato è pronta la bozza, se non ci sono ulteriori integrazioni diventa definitiva e va su internet. Alla Camera i resoconti si hanno il giorno dopo. Quindi noi stiamo più avanti. Tra Camera e Senato. Posso fare una domanda? Allora, perché facciamo delle ipotesi, perché la scuola è al Senato e quindi ci dovrebbe essere, diciamo, un riconoscimento della superiorità del Senato, non lo so, potrebbe essere questa una chiave di lettura. Fattore politico, strettamente politico, che non ha nessun significato da un punto di vista organizzativo e reale delle cose. Cioè queste tra l'altro vengono usate dagli Stati Uniti, dal Parlamento degli Stati Uniti, vengono usate in tantissimi altri posti al mondo, voglio dire, che hanno usato con la stessa macchina, insomma. A Camera no, se chiedono di poterla fare, non c'è chiusura rispetto a questo, c'è solo volontà. Se ci sono dubbi c'è la prova audio-video e si fa un confronto. Per qualunque... Qui è tutto registrato audio-video, vedete, sono telecamere eccetera che servono per avere tutto, quindi nel caso di contestazione si deve fare. Grazie dell'illustrazione. Allora, io volevo portarvi i saluti, ma vorrei avere qui con me il presidente della provincia, Fabio Bui. Vincenzo Gottardo, se vieni anche te, che così. Tanto ribadisco grazie della vostra presenza. Questa è la prima parte della vostra visita, del vostro impegno qui all'interno del Senato oggi, ma chiaramente avete già fatto la visita, vorrei dire la parte secondo me più importante, anche più bella, passatemi pure il termine, quella dell'aula. Vedete, l'aula, al di là di queste specifiche visite, non può entrare nessuno se non è senatore. Cioè, qui non si entra, si sta, l'aula è pubblica sempre, ci sono gli appositi spazi che sono lì sopra, nelle due tribune, primo e secondo livello, dove le persone possono accedere. Ecco, quindi questo è un aspetto, vorrei dire, importante. Poi, da come la vedete in TV alla realtà dei fatti, TV sembra una cosa grandissima, lontana, fredda anche, invece non è così ampia, cioè, è la grande, però non è ampia, cioè, è una cosa molto, come lo ha il Senato in tutti i suoi aspetti. Voi pensate che storicamente qui questo era un cortile aperto, e poi è stato fatto questo tutto in legno con una tela sopra, vedete che è tutto segnato, perché sopra c'è legno, eccetera. Questa è la sala considerata la migliore per l'acustica, e difatti il concerto che viene fatto qui una volta all'anno per beneficenza, eccetera, viene fatto al Senato proprio per l'acustica, difatti una volta parlavano senza microfoni. È chiaro che quando c'è confusione la cosa diventa un po' più complessa, adesso siamo tutti in silenzio, voi pensate 300 persone che chiacchierano, diventa. Però ecco, come acustica è la cosa migliore in assoluto, quindi questa è l'aula, vorrei dire che è proprio un contesto storico di bellezza e di storia. Ecco, quindi grazie ancora una volta di essere venuti, benvenuti al Senato, spero che la visita sia piacevole per tutti voi, come dicevo prima, invece mi fa veramente molto piacere che siate qui, e come dicevo appunto, uno spaccato della politica degli amministratori padovani che viene all'interno dell'istituzione romane, ma una dei due rami del Parlamento, nel caso specifico il Senato. Credo che questo sia veramente molto positivo anche per comprendere meglio quelle che sono le realtà, anche delle spiegazioni, nel funzionamento e di tutte le cose. Come accennava prima l'assistente parlamentare che vi ha illustrato il funzionamento dell'aula, ecco, il mio compito è quello di quest'ora, che fra virgolette tanti lo dicono un poliziotto, sì, qui dentro siamo come i poliziotti, interveniamo nel momento che c'è qualche confusione, eccetera. Però ecco, nel contesto invece del Senato siamo come gli amministratori del Senato, se lo paragoniamo a un'azienda esterna, il Consiglio di Amministrazione del Senato è formato da tre questori, questore anziano che è quello più votato,
tendo a precisare, non il più vecchio di età, non il più votato, è il presidente dei questori. È quello che chiaramente avrebbe l'amministratore delegato in un'azienda esterna. Abbiamo bilancio, siamo datori di lavoro, quindi se qualcuno si fa male, non fatevi male, mi raccomando, siamo noi responsabili, bilancio, qualsiasi cosa che avviene da un punto di vista, da tutti i punti di vista all'interno del Senato, ecco, ne siamo noi, ne rispondiamo e facciamo tutte le verifiche chiaramente del caso. Io direi, proprio per non essere troppo lunghi, volevo dare la parola al Presidente della Provincia, che ci ha fatto anche lui l'onore, come dicevo prima, di essere qui con noi oggi. Fabio, a te, due parole anche a te. Penso che sia doveroso innanzitutto un ringraziamento ad Antonio. Chiamo Antonio perché per noi resta senatore, ma è Antonio. È Antonio per il radicamento che riesce ad avere ancora nel territorio. Poco fa, prima che arrivaste, ho incontrato con lui il medico del Senato e mi diceva che ci sono pochi senatori che riescono a mantenere un radicamento col territorio, con i propri amministratori, quanto riesce a fare Antonio. Perché poi qui è un bel palazzo, è una vita un po' particolare per noi amministratori e rischi di perdere il contatto con il mondo da dove provieni. Antonio invece ha sempre dimostrato di saper essere un punto di riferimento a Palazzo per tutti noi. Non c'è amministratore di nessun colore che non abbia fatto o possa fare riferimento all'ufficio di Antonio Del Poli. Io lo faccio anche per altri motivi, perché ogni volta vado a casa con una penna. ma è un punto di riferimento per noi. Ma un po' la bellezza di questo riferimento che abbiamo è che, e anche di questo, del motivo di questo incontro, è che noi le istituzioni le serviamo nei nostri comuni, nei nostri luoghi, e serviamo delle istituzioni anche più alte, che sono queste, che sono quelle che devono darci poi gli indirizzi, e spesso il collegamento non c'è, le vediamo molto molto lontane. Oggi venire qua per una giornata di studio ma anche di conoscenza, a parte l'emozione dei momenti, anche entrare in aula è emozionante, sedersi sui seggi dei senatori che vediamo per televisione è emozionante. Però oggi si può respirare un clima, un modo di far politica, o meglio far amministrazione, che sia quello che noi viviamo in piccolo, ma che si è molto ridotto il divario tra Roma e i nostri territori. E se noi riusciamo a tenerlo sempre ridotto, questo divario, probabilmente il senso di appartenenza alle uniche istituzioni repubblicane ci fa far meglio il nostro servizio, ma ci fa soprattutto servire meglio i nostri cittadini, che devono credere sempre nelle istituzioni della Repubblica. Questo è l'obiettivo di questi incontri. Questo è l'obiettivo anche del lavoro che è stato fatto nell'organizzare questo incontro. Riduciamo sempre di più il divario delle istituzioni. Facciamo amare le istituzioni ai nostri cittadini anche col nostro esempio, e soprattutto facendo capire che Roma non è così distante e chi lavora qui non è fuori dal mondo. È gente che sta rappresentando alla pari nostra e forse di più, con maggiori responsabilità, le istituzioni. Quindi grazie ad Antonio, grazie a tutti gli assistenti che ci hanno permesso questa bella giornata e utile giornata al Senato. A Vincenzo, che è quello che ha voluto, possiamo dire, con forza la giornata di oggi, e che è stato un po' il promotore, il tessitore per il raggiungimento
qui a Roma di tutti voi. A te Vincenzo. Grazie. Il Presidente ha ringraziato Antonio e chiaramente mi unisco anch'io come tutti quanti voi ai ringraziamenti ad Antonio. Io invece voglio ringraziare gli amministratori, cioè tutti quanti voi, perché il bello della provincia, anzi un aspetto forse tra i più belli della provincia è anche questo, cioè è la rete con gli amministratori, i rapporti poi quotidiani di lavoro, di reciproca stima, di contatti che abbiamo avuto con voi. E una cosa bella di aver organizzato questa giornata è aver trovato la vostra condivisione subito, immediatamente, e quindi questo non sicuramente perché voi avevate tempo di fare così, di trascorrere la giornata a Roma o voglia solo di venire a vedere il Senato, ma io l'ho intesa, anche l'abbiamo intesa, come anche una continuità al lavoro che insieme abbiamo fatto in questi anni. Ecco, io posso dire che tra un po' chiuderò 4 anni di esperienza in provincia fatti con Enoch Presidente, prima 1 anno e mezzo fatto ancora con la vecchia provincia, e posso dire che me ne vado dalla provincia con insomma la consapevolezza di aver creato qualcosa di importante, perché lo sento, e quindi questo bel sentimento lo voglio condividere con tanti di voi che sono qui oggi e che sono stati bracci importanti in questi anni di lavoro. Grazie. Volevo dire che voi sapete che dentro il Senato e dentro l'organo costituzionale non si possono dire tante cose e non siete perseguibili, no? Nessuno è perseguibile, quindi quello che ha detto è chiaramente, l'ha detto dentro qui appositamente, perché non è perseguibile, nel senso che si ricandida ad essere ancora all'interno della provincia, lo dico io e non lui, ma e mi sembra che sia giusto, come con tutti quelli chiaramente che ne fanno parte. Io vorrei ringraziare tutti voi ancora una volta, perché così continuiamo il nostro percorso, veramente di cuore, della vostra presenza, perché non era scontata che un invito ci sia stata una rappresentanza così importante, come dicevo prima, in sala Nassiria, di persone che appartengono chiaramente al mondo della politica, ma ognuno di noi poi si può dividere su altre cose, ma qui ci siamo perché condividiamo invece un percorso di attenzione e di bene per i nostri territori, di voler bene ai nostri territori e ai nostri cittadini. Credo che questo sia un aspetto alto e importante. E nella chiusura qui del saluto in aula, anch'io nel salutare chiaramente il Presidente della provincia che è qui con noi, Vincenzo, tutti voi, vorrei citare ancora una volta Enoch, che chiaramente ci ha fatto arrivare fin qui nel suo percorso da Presidente, da già Presidente e oggi Sindaco del suo Comune. Grazie a lui. L'applauso lo facciamo adesso noi tre a tutti voi che invece siete qui oggi. Grazie veramente di cuore. L'alleanza è finalmente esistita tra il Sacro Manifero di Italia Toscana. La risposta è sì, Marucelli, soprattutto in questo salone, ebbe da subito dei problemi di statica, cioè qui crollava tutto. Emanuele Balbo. Ok. Grazie. Ok. Thank you.
Aspetta, scusa, è massa alto. Passa come Silvio. Non c'è la liquidazione. Hai fatto? Sei forte. Grazie. 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 Graz